siamo nel laboratorio del maestro Antonio Januario, maestro contemporaneo, un artista versatile che passa con estrema tranquillità dalla pittura alla scultura, straordinaria la sua manualità. Di grande attualità le sue opere, possiamo ammirare uno straordinario Lucio Dalla, ma tantissime altre opere, ed essendo lui un tifoso grandissimo del Napoli, anche un Aurelio De Laurentiis. Sono tantissime, come dicevamo, nelle opere esposte. Molto molto legato alla napoletanità. C'è tantissima Napoli nel suo stile, nella sua arte, i personaggi che ama riprendere. È uno scrigno vero e proprio di arte. Lui lavora il marmo, il legno, i metalli. Tutto ciò che inquina, rifiuti che escono fuori, vomitano questa terra, vomita tutti i rifiuti. È una mano quasi poetica e patetica che cerca di trovare un po' di verde, perché poi il verde sta scomparendo e anche i nostri frutti sono quasi avvelenati, non sono buoni, quindi dobbiamo darci una riguardata su queste Certo. cose. Quindi in pratica è una struttura, diciamo, che si chiama Apocalisse Larga ed è simbolica, concettuale. A seguire il maestro Januario, a voi chiediamo invece di seguire i nostri servizi per Napoli News Magazine e Sinapsi News, Sergio Angrisano.